quello che è successo, ma è un'emozione per questo sport che mi sta nel cuore e non lo lascio nessuno. Grazie. Sì, grazie Gaetano. Io anche in qualità di presidente del Comitato Provinciale di Latina voglio ringraziare, lo invito qui vicino a me, Nicola Pacini, sindaco di Terracina. Voglio rivolgervi un grazie all'ingegner Costantino Corrado, cortesemente. Allora è difficile e lo viviamo tutte le domeniche sui campi di gara, in quanto organizziamo le gare tutte le domeniche in provincia di Latina, ma è veramente difficile trovare una città che accoglie il ciclismo come la città di Terracina. Io veramente, avete visto i lavori lungo tutto il viale Piazza Mazzini durante questa settimana, venerdì sera fino alle 8 ho visto la ditta qui lavorare, è cosa rara che accade in questo mondo. Quindi io veramente vorrei fare un grande applauso, soprattutto anche perché hanno voluto anche il Giro d'Italia. Signori, a Terracina il Giro d'Italia grazie a Nicola Cini. Quindi è stata una sua volontà in quanto il primo cittadino che quindi esprime la volontà e poi naturalmente l'amministrazione lo supporta. Quindi Nicola, veramente voglio lasciare a te due parole perché le meriti, come le merita Terracina, che il 15 maggio vivrà una grande giornata con migliaia e migliaia di persone qui appassionate da tutto il mondo per un grande evento come quello dell'arrivo della tappa. Grazie Massimo, in realtà il merito è soltanto in piccola parte mia, il merito è di tutta la città, di voi che siete qui, di coloro che organizzano, in particolare Tiziano Testa, lasciatemelo salutare e ringraziare, il grande Tiziano, prego. Dopodiché tutti, veramente tutti, perché uno sforzo del genere richiede l'impegno di tutti, quindi dalla Polizia Municipale, vedo rappresentata dal Comandante Orlando, tutta la parte dei lavori pubblici, l'ingegner Costantino, ho visto prima, la Protezione Civile, ciao ingegnere, è veramente un lavoro di squadra e certamente per il 15 maggio questo lavoro di squadra dovrà essere 100 volte maggiore, ma lo faremo, ci faremo trovare pronti. E come sempre faremo le cose insieme, come dico sempre, una città, una famiglia. Grazie a tutti, buon Falcone e buon Giro d'Italia a fra qualche giorno. Caro Massimo, il sindaco Nicola Procaccini ha una grande passione per il calcio, siamo riusciti a trascinarlo dalla nostra parte. Caro sindaco, la Terracina ciclistica può esultare a questo punto? Sì, ovviamente sì, la passione per il calcio, perché dai, è quella da quando sono bambino, però il ciclismo è diventato qualcosa di più di uno sport, è diventata una pratica, un'attività che svolge l'Italia intera e Terracina in particolare. Ogni giorno, ogni domenica, ogni sabato vediamo migliaia e migliaia di ciclisti in giro per il nostro territorio e io penso che sia qualcosa di bello dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista della salute, perché lo sport è anche salute, dal punto di vista del turismo, perché comunque è una componente turistica. E quindi viva il ciclismo! Viva il ciclismo e viva Terracina. Dunque, dopo il Falcone, ricordate questa data, 15 maggio 2019, la quinta tappa, la Frascati di Terracina, 140 km, come aveva preannunciato il sindaco, attraverserà tutta la città. Un percorso straordinario. Sono dimenticato di salutare le forze dell'ordine, chiaramente, giustamente vedo rappresentate tutte le forze dell'ordine, indistintamente. Vedo e saluto l'assessore Luca Caringi, visto l'assessore Zappone, tutti i consiglieri, tutti gli amministratori che condividono con me questa esperienza. Ringraziamo anche la presenza dell'azienda, la Giuliano Moto, che quest'anno ha festeggiato 50 anni di attività, sono state anche quest'anno vicini al Falcone, complimenti. Approfitto che nel furgone di Giuliano Moto ci sono due bici che sono state recuperate lungo il percorso. Allora invitiamo sul palco il portacolori del team Astana, il direttore sportivo quindi storico, lo ricordiamo anche con la Saeco, con la Mercatore 1, ha presieduto Terracina con
con il campionissimo, il pirata Marco Pantani. Quindi invitiamo sul palco Giuseppe Martinelli. Eccolo qui, arriva Martinelli, che ho avuto il piacere di ospitare all'interno della vettura direzione organizzazione. Buongiorno Beppe, benvenuto a Terracina e grazie veramente di aver onorato l'edizione 2019 del Gran Premio Marcello Falcone. Prima di tutto vorrei ringraziare la cittadinanza perché ho visto una partecipazione incredibile. E poi lascerei spazio veramente alle premiazioni, ai ragazzi che hanno vinto e che hanno il giusto merito e che siano ricompensati. Grazie a tutti. Grazie, ecco qui Giuseppe Martinelli, direttore sportivo in quota alla Astana Team, quindi sarà anche lui a Terracina mercoledì 15 maggio in ammiraglia con il team Astana, ricordiamo squadra kazaka, quindi diretta dal general manager Alexander Vinokurov. Allora invitiamo sul palco se c'è l'assessore allo sport della città di Terracina, quindi Barbara Cecere, se può raggiungerci qui sul palco per un saluto da parte del servizio sport, settore sport della città di Terracina. Allora rinnoviamo l'invito per Barbara Cerilli, se può raggiungerci qui sul palco premiazioni per un saluto da parte della quota rosa della giunta comunale. Quindi Barbara Cerilli, in qualità di assessore allo sport, se può raggiungerci in quanto è stata molto vicina al Gran Premio Marcello Falcone. Ricordiamo che intanto dopo la tappa del Giro d'Italia nel mese di giugno, sempre in Terracina, località Borgo Ermata, andrà in scena il 28esimo trofeo Sant'Antonio da Padova, quindi gara ciclistica riservata alla categoria giovanissimi organizzata dal Bici Club Pedale Amico. Allora se c'è qualcuno della ditta Berardo, cortesemente, abbiamo bisogno di assistenza tecnica sulla zona speaker. Massimo, dobbiamo ringraziare anche l'associazione Corridori per Sempre, quest'anno ci sono stati vicini, saranno stati vicini alla nostra gara, abbiamo ascoltato prima Maurizio Cervini. In attesa di scoprire i volti, i nomi dei vincitori di questa gara. Sì. Mi prendi, va bene. Oh, ringraziamo la Croce Azzurra di Sabaudia per l'assistenza sanitaria in gara. Li salutiamo e li ringraziamo, quindi Croce Azzurra Sabaudia, grazie a tutti gli operatori intervenuti. Salutiamo e ringraziamo le scorte tecniche Tonino, Bosco Reale, quindi grazie di cuore a tutti gli angeli dei ciclisti che insieme al comandante della Polstrada di Terracina, il cavaliere Giuliano Trillò, hanno scortato in maniera perfetta i 97 partenti dell'edizione 2019 del Gran Premio Marcello Falcone. Quindi ancora un grazie di cuore alle scorte tecniche Tonino, Bosco Reale, grazie. Allora cortesemente a tutto il GS Stabia, cortesemente ragazzi, il podio, se ci chiamate il podio sul palco per le foto e iniziamo la premiazione, grazie. Eccoli qui, stanno arrivando i portacolori del GS Stabia, quindi squadra toscana.
Allora invito sul palco oltre i portacolori i primi tre, eccoli qui per i portacolori del gruppo Stabia. Allora Salvatore Berardo, cortesemente, se puoi mandare qualcuno per assistenza tecnica alla pubblicazione. Salvatore Berardo, mai dopo, ora nella preparazione ufficiale non può andare così. Nella preparazione ufficiale, eccoli qua signori e signore, il podio con il dorsale numero 36, con il dorsale numero 34 il vincitore, eccoli qua, dorsale numero 36 vincitore, il 34 in terza piazza e in seconda piazza. Questo è il podio 2019 del Gran Premio Marcello Falcone Terracina, e questa è la società vincitrice, il GS Stabia Dover. La consegna dei fiori con il bacio della Miss, quindi invitiamo anche il direttore di corsa Giovanni Rinaldi per quel che riguarda la distinta del Montepremi federale, Angelica Nicolò per quanto riguarda la consegna dei Gran Premi della Montagna. Appena la giuria ha comunicato il tutto, grazie. Ecco, c'è un altro ragazzo, vieni, vieni per fare una foto. Eccolo qui, un altro portacolori del GS Stabia, il dorsale numero 35. È la società che ha dominato la corsa dal primo minuto all'ultimo.